Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
rigore. I giocatori del Brescia hanno protestato chiedendo un fallo di mani del portiere fuori area, invece l'arbitro non è stato dello stesso avviso, poi la partita è proseguita. Intanto comunque c'è stato davvero un grosso pericolo per la difesa dei calabresi, dunque si continua così col punteggio di 1-1 dopo il pareggio, lo ripeto, di Galazzi su calcio di punizione avvenuto proprio pochi minuti fa. La Spezia. Dopo due minuti di recupero le squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato parziale di Spezia 1 Ascoli 1. In questa ultima fase di partita c'è stato un infortunio al difensore dell'Ascoli, Vaisanen, che dopo uno scontro di gioco con Nicolau è uscito dal campo ed è stato sostituito a 40. Nelle file dello Spezia è stato ammonito Nagy. Ricordiamo ora Spezia 1 Ascoli 1, in vantaggio lo Spezia al 12° con Luca Vignali, il pareggio dell'Ascoli al 24° con Pablo Rodriguez Delgado. Studio. All'Ecco si continua a giocare, il punteggio è sull'1-1, c'è stato il pareggio del Cittadella, Lecco 1, Cittadella 1, il pareggio del Cittadella con Crociata, annullato pochi istanti fa il gol del possibile raddoppio del Lecco. Dunque si continua a giocare ed è sempre, anzi in questo momento c'è l'intervallo, è 1-1 alla fine del primo tempo tra Lecco e Cittadella. Torniamo a Venezia. Dopo tre minuti di recupero, squadre negli spogliatoi, il risultato all'intervallo: Venezia 2, Reggiana 1, le reti Busio e Pochiampalo per il Venezia, Portanova per la Reggiana. Studio. Andiamo a Pisa. È finita anche qua il primo tempo all'Arena Garibaldi, dopo 5 minuti di recupero il parziale Pisa 0 Palermo 2, le reti al 32esimo Brunori, al 42esimo ha raddoppiato Lund. Studio. Sentiamo Cosenza. Sì, è finito proprio in questo momento il primo tempo di questa partita tra Cosenza e Brescia. Punteggio all'intervallo Cosenza 1, Brescia 1, le reti al 15° Crespi, il pareggio di Galazzi su punizione al 41esimo. A te Corsini. Ripeto anche il parziale, grazie, del campo non collegato. All'Ecco, Lecco 1, Cittadella 1, il vantaggio del Cittadella con Stefano Negro al 26esimo, il pareggio del Lecco al 44esimo con Crociata. Noi chiudiamo qui la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, ci risentiremo tra poco con il secondo tempo delle partite, la 30esima di A e la 31esima di Serie B. Linea ora al GR1.
Thank you.